tema di questa sera è appunto la ripresa, ecco, da parte del Papa di questo antico lemma, la Chiesa povera, la Chiesa dei poveri, che così Giovanni XXIII, ecco, lanciò, ecco, più di 50 anni fa. Che Lercaro, Dossetti, ecco, hanno proposto al Concilio come grande sollecitazione e che poi ha continuato a così, percorrere così, un fiume carsico in questi decenni, ecco, e si è ripresentato, ecco, proprio con Papa Francesco e la sua proposta. È un tentativo di così risignificare oggi questa espressione, che cosa significa oggi una chiesa povera, una chiesa dei poveri, anche con questa accezione così dispregiativa che oggi questo termine ha assunto nel nostro linguaggio, perché oggi i poveri sono avvolti da disprezzo, sono gli scartati, sono gli invasori, sono addirittura i nemici. Ecco. Quindi accettando anche questa accezione negativa dei poveri, cosa significa una chiesa allora che è povera con i poveri? Ecco. E allora stasera il tentativo è quello di cercare di capire, di significare, risignificare questo lemma. E fondamentalmente penso che sia Chiesa povera dei poveri questa umanità migrante che viene disprezzata, ricacciata, espulsa, offesa, umiliata, ecco, anche in questi giorni, anche in Italia, con tanta violenza e volgarità, e che invece ci sta ponendo una straordinaria ancora di salvezza dalla nostra disumanità, dalla nostra cecità, ecco, fondamentalmente. E poi occorre pur dire che chiesa povera e chiesa dei poveri è un grande suggerimento a uno sguardo sugli uomini, sull'umano. Ecco, chi sono oggi gli uomini, al di là di tutte le culture di presunzione, di onnipotenza, di autosufficienza, ecco, che hanno le gambe d'argilla, come si sta vedendo. Fondamentalmente gli uomini sono esseri abitati dal bisogno, dalla carenza, non autosufficienti, ecco, che ecco, vivono in quanto sostenuti da una benevolenza. Quindi gli uomini sono coloro che ricevono, che gratuitamente ricevono tutto, tutto, la vita, l'amore, ciò che è necessario per vivere, ecco. Quindi che ricevono tutti per poter poi anche così gratuitamente dare, quindi attivare responsabilità. E quindi anche uno sguardo sull'umano, ecco, in questo tempo in cui c'è un grande delirio di presunzione di onnipotenza.